Buongiorno, vi ringrazio tutti, ringrazio Pierre per avermi invitato e per organizzare questi importanti incontri. Ringrazio per il tempo che spendo con voi, l'attenzione che mi date, la concentrazione, la meditazione e anche le riflessioni per le questioni che sollevate durante le lezioni e gli incontri, che poi sono anche oggetto di produzione ulteriore di complessità. Emergenze spirituali, un tema importante collegato chiaramente a, come dice Piero, alla responsabilità che abbiamo rispetto ai tempi di crisi, ai tempi di difficoltà, alla proiezione verso il futuro, come vogliamo lasciare la biosfera ai nostri figli, come vogliamo lasciare le questioni importanti di sopravvivenza. Però volevo prendere tre punti, volevo parlare un attimo di come sono intesi i fenomeni di emergenza, la contaminazione nelle emergenze e le manipolazioni nelle emergenze. Il nostro sistema genetico si è evoluto ed è comparso su questo pianeta 300.000 anni fa, fino a neanche un anno fa si pensava a 200.000, poi abbiamo trovato resti che ci hanno fatto datare di 100.000 anni indietro la comparsa dei Sapiens in Africa. Abbiamo vagato, coperto areali, scoperto, tentato di integrarci in un pianeta estremamente ostile. La glaciazione termina intorno a 100.000 anni fa, dopodiché inizia un periodo interglaciale che dura tuttora. Nel periodo della fine della glaciazione c'è stato quello che viene chiamato un collo di bottiglia. Vuol dire che c'è stato un passaggio ristretto in cui molte specie non ce l'hanno fatta. Di tutti gli ominidi presenti sul territorio, solamente noi e i Neanderthal riusciamo a passare questo collo di bottiglia ed entrare in un periodo di buone condizioni climatiche, che sono i periodi di deglaciazione, in cui l'optimum fu 8.000 anni fa. È il miglior periodo per la vita biologica fu 8.000 anni fa. Noi 8.000 anni fa eravamo grosso modo popolazioni con un livello tecnologico ancora molto basso. Però prima di questo abbiamo girato parecchio in un pianeta molto ostile e la cosa più particolare è che noi ci chiediamo un sacco di domande su chi siamo, da dove veniamo, la ragione per cui stiamo su questo pianeta, che senso abbiamo rispetto alla biosfera. Noi siamo a tutti gli effetti dei prodotti della biosfera, la nostra coscienza è un prodotto della biosfera di questo pianeta, non sappiamo se in altre condizioni, magari migrando su altri sistemi, noi manterremmo la coscienza per quello che è. Però una delle questioni che mi incuriosisce di più a me personalmente è che noi siamo appunto qui da 300.000 anni, ma pare che la coscienza sia emersa intorno a 40.000. Quindi che cacchio abbiamo fatto per 260.000 anni? Non dico 260 anni, 260.000 anni, non è chiaro ancora a nessuno. Sappiamo che la coscienza nasce intorno a 40.000 anni fa, perché abbiamo le prove su alcune forme artistiche rilasciate su pietre da parte dei nostri predecessori. E questo è il primo punto. Cioè, in che forma siamo stati presenti noi per 250.000 anni? Visto che siamo emersi a uno stato di coscienza 45.000 anni fa circa. Poi, come emerge la coscienza? Altro mistero. Però questo ci lega ai sistemi emergenziali. Oggi, siccome non ci capiscono niente, dicono che la coscienza emerge in funzione emergente, cioè nel senso compare e te la tieni così. Ed è tutto quello che sappiamo di quello che è la nostra storia, di come siamo nati nella rappresentazione consapevole di questo mondo. Un fenomeno emergente. C'è un'urgenza che si è verificata e che non abbiamo idea del motivo per cui è stata. Cioè, noi siamo stati per molto alto tempo, per molto più a lungo, in un altro sistema di coscienza, forse molto più simile alle fasi di trance, che noi studiamo, oppure molto più simile a come gli animali percepiscono il pianeta. Però a un certo punto qualcosa ha detto si cambia e si va da qualche altra parte e da lì manteniamo oggi ancora quello che viene chiamato sistema di coscienza superiore che ci permette di avere una mente per come la conosciamo, costruire cultura, avere fenomeni tecnologici. Però
sono fenomeni che derivano da una condizione che non sappiamo, cioè come mai ci hanno spostato? Perché non siamo rimasti con i livelli di consapevolezza dei primati? No, non lo sappiamo neanche questo. È successo? Non lo sappiamo. Tanto tempo in un'altra condizione, a un certo punto cambiamo, non sappiamo com'è avvenuto, ci sono tantissime teorie, ma insomma non sappiamo, al dato di fatto non c'è nessuna teoria che ci spiega come mai noi siamo presenti con questo sistema di consapevolezza. Dopodiché cominciamo a generare cultura, diventa sempre più complesso il nostro mondo, il livello tecnologico aumenta e cominciamo a perdere un livello di sintonia con l'ambiente. Questo si sa perché se si studiano i nativi di alcuni luoghi che ancora vivono, se noi glielo permettiamo, a livello, diciamo, di grande condivisione con la natura, il loro stato di coscienza, con un basso livello tecnologico, il loro stato di coscienza è molto diverso dal nostro, quindi è uno stato di coscienza molto influenzabile, ma che facilmente si ripara. Che subisce facilmente lo spavento, ma si ricostruisce, mentre invece noi ci facciamo disturbi di personalità che durano tipo anni prima che te li rimetti a posto. Quindi, cioè, abbiamo notato che insomma c'è una differenza tra noi e le popolazioni che vengono chiamate nativi. Questo livello tecnologico aumenta e noi perdiamo proporzionalmente contatto con il territorio. Viviamo dentro al nostro sistema tecnologico, la nostra mente si connette sempre di più con i sistemi tecnologici, e a un certo punto arriviamo a un punto in cui il sistema tecnologico diventa la realtà e il pianeta diventa lo sfondo. Questa trasformazione è avvenuta negli ultimi, molto, molto rapidamente, ma sempre più rapidamente, è avvenuta negli ultimi 3.000 anni, 4.000 anni. Per cui noi siamo anche molto diversi da quella forma di emergenza che è stata 45.000 anni fa, tant'è vero che quando parliamo con uno sciamano, se è uno sciamano di un popolo locale, è difficile che noi riusciamo ad avere subito una sintonia con lui che parla di cose che noi non capiamo e che dobbiamo analizzare con antropologia, sociologia, scienze delle religioni, eccetera, eccetera. Quindi ulteriore differenziazione, quindi ulteriore progressione all'interno di una specie di imbuto che ci costringe all'interno della società, non delle tecnologie. A un certo punto la cosa si fa particolare, c'è cioè un certo tizio che si chiama Tainter che dice: guarda, che questa cosa per cui tu a un certo punto sei partito da un livello tecnologico basso e poi vai verso un livello tecnologico alto potrebbe essere un problema. In realtà abbiamo visto che nei collassi delle società che non ce l'hanno fatta, la tecnologia richiedeva un grosso costo e aveva premi di produzione sempre più lontani dalla capacità di poterli raggiungere. E più avevi bisogno per sopravvivere della tecnologia, e più la tecnologia diventava costosa, e meno c'avevi i soldi per potertela pagare. Quindi a un certo punto si arriva a un fenomeno per cui tu hai necessità, come siamo arrivati noi oggi, di una gigantesca quota di tecnologia per essere su questo pianeta, ma non te la puoi più permettere. Ed è quello che stiamo facendo adesso, quando cerchiamo di andare avanti saccheggiando le risorse del pianeta, perché ormai noi siamo veramente molto distanti da quelle che sono le realtà, diciamo, spirituali del pianeta, e diventiamo sempre più tecnologici. Punto numero uno. Siamo spinti da questa deriva? Possiamo fare solo questo? Qualcuno ci ha immesso in un canale di coscienza particolare per cui è diventato poi un canale di coscienza razionale, poi è diventato un canale di coscienza tecnologica e poi è diventato un canale di coscienza tecnologica distaccato dal pianeta e non ti puoi permettere? E qui a quel punto davanti c'è un salto, perché per esempio molti scienziati dicono che quando le società sono arrivate a un punto in cui il livello tecnologico era molto alto, il cambiamento climatico, il cambiamento del pianeta rendeva le risorse molto difficili da avere, a quel punto c'era il salto troppo lungo, hanno saltato, ma non sono arrivati dall'altra parte. E ce ne sono tantissime di queste civiltà nostre, predecessori, che non sono arrivate dall'altra parte, si erano molto distaccate, si erano molto allontanate. E uno si chiede, ma noi abbiamo necessità di questo? Ma c'è qualcuno che ci spinge? Ma c'è qualcosa che ci manda avanti in questo cingolo? Se poi scende, posso prenotare una fermata? Poi abbiamo questo tipo di elemento della contaminazione.
Continuamente nel nostro mondo siamo stati accompagnati dai disagi, dalla contaminazione, dal senso di impurità che penetra nei corpi, nei corpi anche sociali. A un certo punto si ferma tutto, non riusciamo ad andare avanti. A questo punto pare che accanto a noi è cresciuta una parte di esseri umani che è cresciuto parallelo e si occupa di sistemare le cose. Notoriamente noti come sciamani, guaritori, medicine men. Queste persone cercano di riassettare il senso di contaminazione che abbiamo dall'ambiente, gli errori che facciamo, le variazioni che facciamo rispetto ai totem, ai tabù che violiamo, oppure rispetto alla mancanza di seguire le prescrizioni fatte giuste come la vuole la famiglia. Insomma, abbiamo questa specie di vena parallela che segue gli esseri umani e da cui noi discendiamo, anche siamo terapeuti, e che si occupa di mettere a posto le cose. E che disperatamente cresce in funzione, però anche loro crescono in funzione tecnologica, perché non è che tu puoi usare sempre lo sciamano Yanomami per sistemarti un attacco di panico che ti viene perché hai fatto la cessione del quinto. No, quindi voglio dire, devi comunque, anche loro evolvono con la tecnologia. Alcuni di loro evolvono molto con la tecnologia, alcuni però pare che proprio arrivati a un certo punto dicono: no, io non vi seguo più. Cioè, io non ci voglio andare là dove sta andando la specie. Non mi sembra, cioè il problema è voi andate là, io là non ci posso andare, è vero che vi devo seguire per darvi una mano, ma mi sembra che sia folle quello che fate, e che quindi io venga a darvi una mano se voi entrate nella follia che poi mi coinvolge anche a me e mi costringe a diventare, che ne so, un terapeuta di questi che hanno bisogno di un sacco di soldi, che hanno bisogno di un sacco di pazienti, che vengo coinvolto nelle vostre sistemi di potere, cioè, ma io mi fermo qua, se avete bisogno di andare indietro. Questo, molti terapeuti in gamma fanno questo. Io sto qua, vi aspetto. Andate, esplorate, fallite e tornate. E quindi questo gruppo a cui noi apparteniamo ha un'etica e quindi ha delle responsabilità, come Pierre ha pure responsabilità di dire: io non vi seguo, capisco che là c'è un sacco di angoscia, ma mi sembra che sia folle andare a cercarsi di salvare gente che già sta sull'orlo del precipizio e che pensa che la cosa sia saltare. Non ripensare, non moderarsi, non arrivare a un punto per dire: ma forse dobbiamo conservare qualcosa qua invece che andare avanti col livello tecnologico che ci fa sballare il banco. Ultimo punto su cui volevo farvi fare una considerazione sono quelli che invece, tra questi terapeuti, viaggiano in modo completamente folle e vanno proprio laddove. Non solo vanno là dove sta andando la follia del gruppo, ma diventano incitatori della follia del gruppo. Di questi ce ne sono un botto, li avete visti nel Covid, che dicono una cosa e poi ne dicono una cosa diversa perché devono diventare tronisti tipo di televisione, insomma, l'avete visto, insomma, scienziati trasformati in tronisti in 5 secondi. Ma mi preoccupava il metaverso, che non so se avete sentito che diavolo è. Noi vi garantiamo una realtà alternativa completamente tecnologica in cui voi vivrete prendendovi il corpo virtuale che voi sceglierete, e questa è la soluzione al fatto che non ce la facciamo più a vivere su questo piano e noi vi portiamo su un'altra dimensione piena di pallottolieri, di scimmiette variopinte che compariranno lì in forma di avatar, di cose che vi vorranno vendere, e voi avrete questi occhiali, andrete avanti così, ma forse non sarà manco più bisogno uscire di casa e voi potreste tranquillamente stare in questa realtà totalmente sintetica, quindi ulteriore, tecnologica, realtà totalmente sintetica. E in questo mondo in cui voi siete dei sfigati, perché ormai siamo sfigati dal punto di vista biologico, ma lì potrete fare quello che vi pare, lì potrete fare quello che vi pare. Un altro pazzo completo è questo Kurzweil che gestisce la Silicon Valley, la Singularity University della Silicon Valley, che dice: noi tutti ci uniremo in un mondo alternativo all'interno della rete, ci sarà questa unione totale dei corpi, i corpi saranno resi completamente inutili e voi verrete traslati dentro la grande rete dove tutti diventerete qualche cosa di incredibile perché vi espanderete nell'universo. E poi dice cose del tipo: l'uomo è un algoritmo ormai obsoleto, quello che sarà è quello che vi dovete trasformare tutti in funzione fotonica, quindi dovete fare il passaggio dal carbonio a cui apparteniamo come animali al silicio, cioè i computer, no? Dovete passare questo passaggio carbonio-silicio e lì avverrà
vostra esaltazione e la massima risoluzione dei vostri problemi, cioè tutti imbracati a casa con gli occhiali in una realtà virtuale con pupazzetti luminosi che deriva, che sembrano appunto usciti dai manga, che compri cose direttamente lì, che servono lì. Dici, ma chi ci crede? Cazzata del genere, insomma, io preferisco andare nei boschi, parlo con lui, insomma, in montagna, ma la gente ragionerà, no? Cioè, la gente non ci si infila in un mondo come questo. Beh, 2 giorni fa è stato venduto il primo yacht del metaverso, ancora non è arrivato, è stato venduto il primo yacht del metaverso, 650 mila dollari per uno yacht che naviga solo nel metaverso. Sarà un prodotto di pubblicità, però insomma qualcuno ha speso 650 mila dollari per comprarsi uno yacht virtuale con cui si navigherà nel metaverso e farà feste là dentro. Nel metaverso, allora uno si chiede, ma noi ragioniamo sulle cose, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice che bisogna fermarsi, che bisogna riappropriarsi della provenienza della biosfera, che il nostro sistema tecnologico è anche generato da interessi del mercato, che c'è qualcuno che è interessato a venderci frittole. Allora c'è stato qualcuno che ha fatto recentemente, e con questo concludo, un'analisi sulla scienza dopo il Covid. Ha detto: sì, abbiamo dimostrato che la scienza esiste e che può diventare una cifra di stupidaggini in un momento in cui è caotico e cui nessuno capisce niente, e quindi è logico che gli scienziati dicano stupidaggini in un momento come, per esempio, una trasformazione critica come quella che abbiamo incontrato. Però c'è qualcuno che non entra io non ci sto capendo niente, cioè ti propone proprio una trappola, ti propone una truffa, cioè ti propone di entrare in questi mondi sintetici a tutto spiano e mollare il tuo corpo, la tua famiglia, i tuoi contatti, la natura, i fiori, gli animali, che ne so, le foreste, i tuoi amici, e tu devi entrare lì dentro e dimensionarti nel corpo. Allora dice: ma la scienza non ci dovrebbe dire qualche cosa, oppure anche la scienza non dovrebbe partecipare a dire: oh, ma qui non va bene più. C'è da fare una riflessione più generale. Cioè, noi non vi possiamo continuare a produrre prodotti che vi intossicano, che vi bloccano, ma dobbiamo cominciare a ragionare su come ci possiamo, come, i freni, dove stanno i freni? Noi scienziati, vi dobbiamo produrre i freni. Non possiamo produrre solo l'acceleratore. E allora la frase con cui vi lascio, che mi è piaciuta molto, è: la scienza studia la realtà per modificarla, per renderla più facile. Oggi siamo arrivati a un paradosso in cui la scienza non studia più la realtà per modificarla, per comprenderla, non studia la realtà per comprenderla, ma produce una realtà senza comprenderla. Viva!